Stare al governo per non fare un cavolo di quello che ha promesso, sempre no, 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 e per prendere una decisione ci vogliono discussioni di ore e ore e ore infinite. Questo per noi non va bene, bisogna essere incisivi. Questo governo qua, per colpa dei grillini, è un governo che è marcato di incisività, solo balle, ble, 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 incompetenza a non finire. E così non poteva andare avanti. Salvini ci ha promesso tante cose, no? A un certo punto alcune è riuscito a farle, altre questi non gliele ha lasciati fare, perché il signor Conte ha iniziato ad andare a leccare il culo alla Merkel, a Macron, e chi più ne ha più ne metta. E allora Salvini ha fatto quello che doveva fare, un uomo libero, con la schiena diritta, un uomo dei pieni ideali, un uomo, il nostro capitano Salvini. Salvini è il nostro capitano fino alla morte. Salvini, certo che ha fatto bene, non si poteva andare avanti così, no, 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 non si può, è tutto qua, non si può. Adesso dovranno dire sì agli altri. Beh, se va bene per loro, ma per noi italiani non so se va bene, non credo. Quindi già adesso si comincia a non poter più ritirare i soldi più di una certa cifra, quindi vuol dire che non siamo padroni più neanche di quelli. Benissimo, anzi avrei dovuto farlo prima. Il problema è che questo governo ormai era stagnato, non faceva più niente, troppi no, e quindi è stato costretto a staccare la spina, e ha fatto benissimo. Penso proprio di sì, guarda, Salvini ha avuto pazienza, ha ingoiato rospi per mesi e mesi, i 5 Stelle si erano messi di traverso su tutto, una sfilza di no che è diventata insopportabile. Ricordiamoci che prima delle elezioni regionali 5 Stelle con Di Maio e con i suoi parlamentari ha sferrato degli attacchi frontali a Salvini come se Salvini fosse un avversario politico. Salvini per il bene degli italiani ha retto, ma quando ha visto che la flat tax non gliel'avrebbero fatta fare, non ci sarebbe stata l'autonomia, non ci sarebbe stato niente che avrebbe potuto far tornare, diciamo, il programma, il progetto della Lega originario, ha deciso con coraggio di staccare la spina in un momento difficile, in un momento coraggioso. C'erano più le condizioni per poter andare avanti con un governo guidato da un presidente del Consiglio che ormai aveva fatto il patto con il diavolo, ovvero con i poteri forti, con Bruxelles, con Parigi e con Berlino. Secondo me ha fatto la cosa migliore, perché ha smascherato tutto sto schifo che c'è oggi, quindi ha fatto la cosa migliore secondo me, perché era un governo dei no, no alla insomma, no alla flat tax, no a tutto, quindi a sto punto non gli restava di staccare la spina. Secondo me, a me non ha deluso, poi basta che guardate intorno e vi rendete conto di quanto delusi siamo noi. Non siamo contenti che lui abbia staccato la spina. L'ha fatto al momento giusto, quando ha capito che veramente non c'era più niente da fare, e quindi la soluzione migliore era quello di dire ok, se non ci state va bene, io farò campagna elettorale per i fatti miei. Allora, io appoggio pienamente tutte le sue mosse, spero in qualcosa che veramente funzioni in seguito, che ci sia veramente un cambiamento decisivo.